La professoressa Lucia Potano, oggi abbiamo un programma ricchissimo. Se voi avete visto nel libriccino, ci sono in corrispondenza allo stesso orario, alle 17, altri 12 relatori, quindi è una giornata. Ringrazio di essere venuti. Siete numerosi, però questo numero è ancora più abbondante di quello che sembra, cioè è un indice di interesse sicuramente notevole, vista proprio la competizione che è venuta a nascere. E comunque la competizione è una cosa positiva e ci piace. La professoressa Lucia Potano si diploma al liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria e si laurea con lode in fisica generale all'Università La Sapienza di Roma. Poi diventa ricercatrice dell'ENEA e successivamente entra nell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove praticamente ha trascorso maggior parte della sua attività. Prima come ricercatrice e poi diventa nell'81 primo ricercatore. Nell'87 diventa responsabile del servizio informazione scientifica e dei laboratori nazionali di Frascati, che hanno fatto la storia della fisica nucleare non solo italiana ma mondiale. Con Tuscek ci sono state delle idee assolutamente uniche. E nell'87 quindi diventa responsabile e nel 99 ricopre per due mandati l'incarico di direttore della divisione ricerca dei laboratori nazionali di Frascati. Quindi prima di Fabiola Giannotti c'è già un'esperienza femminile per cui Frascati ha fatto da apripista ancora una volta. Nel 2009 il consiglio direttivo dell'INFN la elegge direttore del laboratorio nazionale del Gran Sasso, dello stesso istituto ovviamente, la prima donna a ricoprire tale ruolo. Resta in carica fino al 2012 e durante il suo incarico è stata una dei protagonisti della scoperta delle oscillazioni dei neutrini e quindi la prima a rendersi conto che il neutrino ha massa, perché prima si pensava che non ne avesse. Con l'esperimento Opera, iniziato con l'invio di neutrini da parte del CERN di Ginevra verso il Gran Sasso, quindi immaginatevi, è più che in linea d'aria, è proprio in linea retta, come se fosse una corda che taglia in linea di terra. La maggior parte sarà roccia perché arriva a una profondità notevole e i neutrini, interagendo pochissimo, arrivano direttamente dal CERN al Gran Sasso. Questa è stata un'esperienza, veramente un'idea fenomenale. Il 31 marzo del 2010 il Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, l'ha insignita dell'onorificenza di Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Per il triennio 2013-2016 entra nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma 3. Attualmente fa parte del team che partecipa all'esperimento Juno, sempre sulla fisica dei neutrini, un enorme apparato sotterraneo in costruzione nella Cina meridionale, a 43 km dalla città di Kaiping, nella provincia di Guangdong. A me ha impressionato molto, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche, visti i tempi che viviamo, del come la scienza ci apra un po' una prospettiva su un uomo diverso da quello che ogni tanto appare. Io ringrazio tantissimo la professoressa e le lascio la parola. Grazie mille. E appunto in base a quello che è stato giustamente detto, questa grande competizione, quindi non posso che ringraziarvi di avere scelto me, nonostante, devo dire, l'argomento è per certi versi non molto accattivante, perché molto lontano dall'attualità, da un'attualità che in questo momento, diciamo, sta rivoluzionando un po' l'assetto mondiale geopolitico, e quindi, diciamo, magari parlare dei neutrini potrebbe sembrare un po', come dire, fuori tempo, fuori luogo, eppure diciamo, lo faccio e lo faccio molto volentieri, perché intanto bisogna ogni tanto alzare gli occhi dal quotidiano e diciamo, immaginarsi in un universo un po' più grande della nostra piccola Terra. E poi dico subito che i neutrini sono molto importanti per noi, perché probabilmente dobbiamo proprio ai neutrini la nostra esistenza. La nostra esistenza, voglio dire, non solo noi umani, non solo la Terra, non solo il Sistema Solare, ma tutto l'universo.
Perché? Perché subito dopo il Big Bang abbiamo buoni motivi per ritenere che materia e antimateria, particelle e antiparticelle, siano state prodotte al momento del Big Bang in uguale quantità. Però materia e antimateria hanno questa caratteristica che quando si incontrano, vengono a stretto contatto, si spariscono, si annichilano, come noi diciamo, si trasformano in pura energia, in luce, diciamo così. Allora voi capite che se l'universo fosse stato sempre, fosse rimasto sempre simmetrico, nel senso tanta materia, tanta antimateria, il destino dell'universo sarebbe stato quello di un universo solo di luce, di energia, ma non di massa. Noi abbiamo una massa anche stabile per fortuna, perché siamo fatti di protoni che hanno una vita media più lunga della vita dell'universo, quindi diciamo, sono sicuramente molto stabili. Quindi diciamo, c'è un certo interesse nel parlare del neutrino, però diciamo, prima di proseguire immagino che io ne parlo sempre perché i neutrini sono l'argomento, come è stato detto, un po' dell'attività principale della mia attività di ricerca negli ultimi decenni, quindi è chiaro che diciamo, ne parlo sempre molto volentieri, ma devo dire che hanno più di un motivo di interesse. E poi cercherò di illustrarlo. Però vi chiederete cosa sono i neutrini, ho detto perché meritano, ho detto uno degli argomenti per cui meritano tanti attenzioni, poi perché parlo di neutrini al plurale e non neutrino, e poi perché ho scelto questo titolo, chi metterà in riga i neutrini, che vuol dire mettere in riga i neutrini? Cioè vuol dire metterli in un certo ordine, ma in ordine di che cosa? Ebbene, diciamo, questo disegno, che è preso dalla rivista Symmetry del Fermilab, che fa veramente dei disegni molto, molto carini e molto anche significativi, vedete, in questo disegno ci sono già alcune delle risposte, perché intanto vedete che ci sono tre pallottole di colore diverso, e questo ci dice intanto che i neutrini sono tre, ma non di diverso colore, come dicono i fisici, di diverso sapore. Quindi immaginatevi questi tre neutrini, effettivamente, anche se il sapore nel nostro senso ha, nel nostro significato, non ha nulla a che fare con il senso del gusto, però immaginatevi questi tre neutrini come tre gelati di pistacchio, fragola e l'altro, non so, menta forse potrebbe essere. E poi vedete tre bilance. Quindi già questo vi dice che come li vogliamo mettere in ordine questi neutrini? Li stiamo pesando, cioè vogliamo metterli in ordine di massa. C'è un'altra informazione in questo disegno, che due stanno già sulla bilancia, sappiamo già chi è più pesante e chi è meno. Il terzo no, sta lì e ancora non sappiamo, diciamo, qual è il più pesante. Quindi vedete che diciamo, alcune, in quel disegno sono già riassunte alcune cose. Esistono tre tipi di neutrini, e il neutrino tra le particelle elementari, poi vi dirò che cosa vuol dire le particelle elementari sono gli ultimi costituenti della natura, quelli che non possono essere ulteriormente suddivisi. Cioè pensate di guardare una mano, un oggetto qualunque, con un microscopio di cui potete aumentare la risoluzione all'infinito, vedendo dettagli sempre maggiori, prima il tessuto, la struttura della pelle, poi le molecole, poi gli atomi, eccetera, eccetera. Quando, aumentando ancora la risoluzione, gli oggetti che vedete non appaiono composti, ma rimangono semplici, cioè non divisibili, elementari, quelle sono le particelle elementari. Però tra tutte le particelle elementari è stata definita, adesso vedremo perché, la cosa più vicina al nulla che esista. Già questo, diciamo, la dice lunga sulla... Ma visto che diciamo, l'obiettivo poi dell'esperimento a cui io partecipo, che appunto è stato citato, Juno, che si fa negli Stati Uniti, in Cina, scusate, un lapsus,
una distanza piuttosto notevole. Ma allora, prima di perché li vogliamo mettere in ordine di massa? Siamo sicuri di sapere cosa vuol dire la massa? Bene, io credo che nel sentire comune, nella mentalità comune, nella nostra vita quotidiana, il concetto di massa è rimasto a quello che è stato introdotto dopo la rivoluzione scientifica del Seicento, in particolare da Isaac Newton, che ha, diciamo, nei suoi principi ha enunciato le leggi fondamentali della dinamica. E da lì parte il concetto moderno, se volete, della scienza moderna della massa. E sapete che esiste questa seconda legge della dinamica che dice che la forza è proporzionale all'accelerazione attraverso una quantità, numero, diciamo, uno scalare che è proprio la massa. Cioè, che cosa misura la massa? Misura l'inerzia di un corpo. Se io do una spinta, cioè imprimo una forza a un oggetto, l'accelerazione che questo oggetto prende è proporzionale a qualcosa, secondo la visione classica, che è intrinseca al corpo stesso, che è la massa. Vedete che però, diciamo, Newton nei suoi principi, quindi questa è quella che si chiama, giustamente viene chiamata in fisica classica, si studia alle scuole, la massa inerziale. Poi avete sentito anche parlare della massa gravitazionale. Vedete che in quel disegno che vi ho mostrato prima, io adesso dico peso e massa in maniera equivalente, li ho messi sulla bilancia, quindi li sto pesando più che misurare la massa inerziale. Perché? Perché Newton effettivamente aveva introdotto anche il concetto di massa gravitazionale, cioè che descrive la legge di gravità, cioè la forza di gravità. Newton è stato il primo che l'ha espressa in termini matematici, diciamo, e la forza di gravità è la forza che si esercita da due corpi dotati di massa ed è tanto maggiore quanto maggiori sono le due masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza, cioè più si avvicina e più la forza è. Adesso questa equivalenza tra massa gravitazionale e massa inerziale, che nella visione classica di Newton e anche dopo erano uguali, perché erano uguali? Perché poi si è visto, e questo l'aveva detto già Galilei, che in realtà l'accelerazione a cui, diciamo, qualunque corpo cade con la stessa accelerazione. Questo proprio vuol dire l'equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale. Questa cosa che era allora vista come, beh, è così, no? Ci è capitato così, in realtà poi ha trovato la sua, diciamo, giustificazione, la sua spiegazione, quando la legge di gravità ha fatto un salto notevole di comprensione, di schematismo, quando con la relatività generale di Einstein. Cioè, adesso, oggi, sappiamo fatti che giustificano il fatto che il concetto di massa è stato completamente rivoluzionato. Se voi pensate alla seconda legge della dinamica, F uguale MA, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se un oggetto non ha massa, non è manco soggetto a una forza. Quindi la luce, le particelle di luce, che si chiamano fotoni, diciamo, che non hanno massa, non dovrebbero essere soggetti alla forza gravitazionale. E invece, diciamo, si è dimostrato che questo non è vero. Anche la luce sente la forza gravitazionale, anzi, questo è stato proprio, diciamo, questo è quello, è un effetto che ho messo lì, che si chiama la lente gravitazionale, che è stata fra l'altro la prima prova della veridicità della legge di gravitazione di relatività di Einstein. Perché, se vi ricordate, forse l'avete visto in qualche film, eccetera, la prima prova fu data da Sir Eddington, perché si trasferì armi e bagagli in Africa, dove era previsto una eclisse. E lui che cosa un effetto della relatività era che, proprio perché la luce, a differenza di quello che si pensava in termini classici, è soggetta alla gravità, quindi vedete che anche la luce, diciamo, viene deflessa
nel cosiddetto campo gravitazionale. Qual è l'idea del campo gravitazionale einsteiniano? Non è più una forza a distanza che si esercita da due corpi, è un effetto geometrico, cioè dove ci sono grandi masse, come quella che vedete lì al centro, il tessuto stesso dello spazio-tempo viene deformato. Quindi gli oggetti, se cadono sono attratti gravitazionalmente perché cadono in quella specie di buco formato dalla deformazione. Ovviamente questo tessuto si deforma, ma molto poco, è un tessuto molto rigido, però diciamo l'effetto c'è. Allora che succede? Che se io dalla Terra guardo una stella, oppure anche una galassia, un ammasso di galassie, che sta tra me e un oggetto pesante, come lì vedete, che deforma lo spazio-tempo, la luce proveniente da quella stella o da quella galassia viene deformata da questa incurvatura. E uno degli effetti potrebbe essere che intanto si sposta, oppure viene sdoppiata, vedo due immagini. Quindi, che cosa fece Eddington? Notò che, siccome per vedere le stelle quando c'è il sole non è possibile, lui approfittò che c'era l'eclissi di sole, perché la luna aveva coperto il sole, quindi ha potuto vedere le stelle lì dove non sarebbe stato possibile senza l'eclisse. Poi ha misurato se la posizione in cui la stella era vista allora era diversa da quella quando era notte, che naturalmente il problema del sole non c'era, e ha visto che effettivamente era diversa, diciamo, e di una quantità che era proprio prevista dalla relatività generale. Quindi vedete intanto che questo che vuol dire? Vuol dire che il concetto di massa va rivisto, va bene? E un altro motivo per cui diciamo, va rivisto, è stato rivisto profondamente il concetto di massa nella fisica moderna è questa. Lì vedete un protone. Un protone è, diciamo, sappiamo che non è una particella elementare, è fatta da altre particelle che si chiamano quark. Sì, c'era l'animazione, adesso la rimettiamo. Vabbè, ma insomma, comunque avete visto. Allora, in termini classici, se io ho un oggetto fatto da composto da altri, diciamo, la massa dell'oggetto composto deve essere la somma delle masse dei componenti. Benissimo, allora io, come mi vedete, sono una persona piuttosto robusta. Bene, se mi mettessi a pesare, noi siamo fatti di che cosa sostanzialmente? Di protoni, che sono quelli che ho rappresentato lì, fatti da tre quark, e poi elettroni, e vabbè, diciamo sostanzialmente questo. Allora, se io pesassi tutti i quark, diciamo tutti i quark che costituiscono il mio corpo, sarei felicissima, perché non avrei il peso che non dico, ma ne avrei qualche percento, sarei veramente una libellula. Allora, perché questo? Perché in realtà la massa del protone non è la somma delle masse dei suoi tre costituenti, ma è di questa, diciamo, nuvola di gluoni che si scambiano i quark. Cioè, mettiamola così, il concetto di massa nella fisica moderna è stato completamente rivoluzionato, anche se noi pensiamo, però noi continuiamo ancora oggi classicamente a pensare alle particelle elementari come delle palline che hanno una massa ben definita, stanno in un certo posto in un certo istante, esistono anche quando io non li guardo, va bene? Invece nella fisica quantistica e relativistica, diciamo, tutto è stato sostituito dal concetto di campo quantistico relativistico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un campo è una zona in cui, diciamo, classicamente, pensate al campo elettromagnetico. Che cosa vuol dire un campo elettromagnetico? Vuol dire che in ogni punto dello spazio io posso definire un valore del campo elettrico e del campo magnetico in quel punto. Questo, diciamo, già classicamente. Il campo quantistico intanto è stato quantizzato, che vuol dire è discreto, non è continuo, va bene? Per cui le particelle sono diventate i quanti, le eccitazioni di questo campo, va bene?
Ma non è solo il campo quantistico, è anche un campo relativistico, perché la fisica moderna si basa su questi due pilastri fondamentali, che sono la fisica quantistica e la relatività. Per cui l'energia del protone e il concetto di forza, quindi, nella fisica moderna, si esprime attraverso il fatto che due particelle, tra cui si esercita una certa interazione, una certa forza, si scambiano altre particelle. E così nel protone, che cosa si scambiano i tre quark? Si scambiano altre particelle che sono i gluoni. Quindi il protone ve lo dovete immaginare come una nuvola, un agglomerato molto dinamico, in cui in continuazione vengono emessi questi gluoni, i gluoni a loro volta producono coppie di quark e antiquark, c'è un continuo movimento. Se ci pensate, chi si ricorda cosa diceva Democrito, no? Democrito cosa diceva? Sì, gli atomi, la materia è fatta di atomi, di indivisibili, però lui che cosa diceva? Diceva in continuo movimento. Bene, questo continuo movimento in qualche maniera riflette questo concetto moderno di campo quantistico, per cui la forza non è altro che uno scambio tra particelle di altre particelle ancora. E quindi da qui nasce poi anche questa visione dualistica, per cui una particella può essere vista come un'onda e come anche un quanto del campo definito. Benissimo, ma se diciamo le caratteristiche delle particelle nascono dall'interazione, la massa, dall'interazione di che cosa nasce, diciamo? Qual è il campo di chi, di quale forza può attribuire massa alle particelle? Bene, intanto ricordo che la somma delle nostre conoscenze sulle particelle elementari in questo momento, e forse ne avete sentito parlare, è il modello standard delle particelle elementari e delle forze. Le forze fondamentali sono 4. Bene, il grande salto che abbiamo fatto con il modello standard, se volete il modello standard è un po' come, devo dire, la tabella di Mendeleev per la chimica, cioè l'avere in questa, dal dopoguerra in poi, cioè da quando sono stati usati gli acceleratori, è venuto fuori uno zoo, un numero innumerevole di particelle nuove, naturalmente non tutte stabili, ma che decadevano dopo un po' di tempo, però venivano fuori continuamente nuove particelle, e uno non sapeva come inquadrarle, così come gli elementi chimici sono tanti, uno dice ma che cos'è? Come posso inquadrarli? Come posso spiegarli? Diciamo questi. Bene, nel mondo delle particelle questo è stato il modello standard e ci si è basati per questa unificazione, diciamo, questa descrizione unica, su un principio di simmetria. Vabbè, adesso è inutile, è complicato perché è una simmetria di gauge che è una cosa un po' tosta da spiegare in termini semplici. Quindi, diciamo, la nostra tabella di Mendeleev per le particelle elementari è questo modello standard, in cui vedete che ci sono i mattoni fondamentali, sono i 6 quark che vedete lì, che 3 dei quali costituivano il protone, e poi sotto invece troviamo l'elettrone, che voi conoscete molto bene, e i suoi cugini sono altri 2 leptoni un po' più pesanti dell'elettrone, che sono il muone e il tau. E poi vedete i 3 neutrini. Ecco, quindi intanto cominciamo a dire che i neutrini sono particelle elementari. Poi invece vedete sulla destra altre particelle, quelle sono le particelle che si scambiano. Che cosa si scambiano? Nell'interazione elettromagnetica, che è quella che conosciamo meglio di tutti, sapete la legge, se due cariche elettriche si attraggono, si respingono a seconda che hanno, ebbene, come esercitano questa forza? Scambiandosi il mediatore della forza elettromagnetica, che è il fotone. Nel Sole, diciamo, che brilla grazie a un'interazione che si chiama la forza debole,
si scambiano invece le particelle W e Z. Nel protone o nel neutrone, cioè nei nucleoni tra cui si esercita la forza forte, si scambiano questi gluoni di cui avevo già parlato. Quindi vedete il concetto moderno di forza come scambio di altre particelle. Immaginatevi due persone su una barca, no? Questo è l'esempio classico che viene portato. Due persone su una barca, una lancia una palla all'altra, l'altra, la barca si muove perché diciamo, accusa l'impulso, la quantità di moto che gli è arrivata attraverso la palla. Ecco, la forza è questo, è uno scambiarsi qualcosa. E poi vedete in mezzo una cosa che forse non so se si legge bene, che è il bosone di Higgs. Perché ritorniamo al concetto di massa, perché vedete il modello standard delle particelle elementari ha effettivamente con un'unica formula riesce a spiegare tutte le particelle e tre delle forze fondamentali. Piccolo particolare però, questo modello standard ha in sé il fatto che le particelle non devono avere massa. Visto che invece noi la massa ce l'abbiamo, ringraziando Dio. Allora, quale campo quantistico relativistico riesce a dare massa alle particelle? Ebbene, è stata la scoperta del 2012, una teoria che era stata già predetta anni prima, ma che poi ha trovato la conferma sperimentale. Le persone che l'avevano indipendentemente, almeno due diciamo, elaborata, erano Higgs, Englert e Braut. Ebbene, finalmente nel 2012, che cosa diceva questa teoria? Diceva che la massa delle particelle è dovuta a una interazione con un altro campo quantistico relativistico, che è il campo del bosone di Higgs. Ecco quindi che quello che succedeva effettivamente è che anche nell'universo, immediatamente dopo il Big Bang, le particelle effettivamente, quando tutte le forze erano unite, le particelle non avevano massa. Improvvisamente, dopo 10 alla meno 11 secondi, 10 alla meno 11 vuol dire 0,00000 secondi, è successo qualcosa nell'universo, si è materializzato, diciamo, un campo di forza del bosone, della forza, diciamo, della forza di Higgs, che ha, diciamo, attraverso questa interazione le particelle hanno acquistato una massa diversa. E diciamo anche qui l'immagine che sempre si fa è quella di una specie di etere, di melassa, cioè nel senso che una particella che prima girava alla velocità della luce, essendo priva di massa, improvvisamente quando questo campo si manifesta, comincia ad avere una certa inerzia, diciamo, no? E quindi acquista una certa massa, e particelle diverse acquistano masse diverse. Questo è il meccanismo moderno di concetto di massa. Quindi siamo passati da un concetto di massa, come proprietà intrinseca della particella, al risultato di una interazione. E soprattutto la massa è un'energia, e questo ce lo dice la relatività di Einstein. Cioè la massa del protone è l'energia, è la somma non solo della massa dei suoi costituenti, ma è la somma delle energie di questa nuvola di gluoni, quark, antiquark, che diciamo sono la manifestazione della loro interazione. Quindi concetto di interazione e concetto che la massa è una energia. Ecco, questo è un filmatino del CERN che parla, spero che si senta. Si stringevano dentro ogni goccia dello spazio-tempo. Posso rimetterlo se volete. Thank you.
Al momento del Big Bang, minuscole particelle super energetiche si stringevano dentro ogni goccia dello spazio-tempo. Man mano che le gocce si espandevano e si raffreddavano, le particelle perdevano energia. La misteriosa proprietà conosciuta come massa non esisteva ancora. 100 miliardesimi di secondo dopo il Big Bang, quando la temperatura si era abbassata appena un po', accadeva una cosa strana. L'intero universo era permeato da un campo, una presenza che si materializzò di colpo. Proprio come l'acqua, raffreddandosi, diventa improvvisamente ghiaccio. Questo cambiamento di fase è quello che i fisici chiamano campo di Higgs e che ha un effetto importante sulle particelle elementari che, fino a quel momento, si muovevano alla velocità della luce. Alcune particelle attraversavano il campo di Higgs senza nessun impedimento, ma altre si trascinavano con maggiore difficoltà, rallentando la loro velocità. Era come se il campo di Higgs si comportasse come un impasto viscoso e selettivo. Una parte dell'energia delle particelle veniva riconvertita in qualcos'altro. Ma che cosa? Einstein ha dimostrato che è possibile convertire energia e massa l'una nell'altra. L'energia può diventare massa e la massa tornare ad essere energia. Il campo di Higgs può suddividere questi due fenomeni per ciascuna delle particelle. L'elettrone è principalmente energia. Il muone ha un poco più di massa. La particella W ancora un po' di più. E il quark top è praticamente solo massa con poca energia. Ma come fa il campo di Higgs a conferire la massa alle particelle? Nel mondo quantistico, un campo come quello di Higgs si immagina fatto da piccolissime particelle che trasmettono l'effetto del campo e che chiamiamo, nel nostro caso, bosoni di Higgs. Guardandolo più da vicino, si vede che il campo di Higgs non è per niente immobile. Le sue fluttuazioni sono fatte da bosoni di Higgs che compaiono e scompaiono, esistono e poi non esistono più. Il risultato è un mare in ebollizione di particelle che si spintonano a vicenda. Quando un elettrone entra in questo campo, attraversa con facilità il mare di bosoni di Higgs. Il muone, essendo meno scivoloso, incontra più resistenza. La particella W trova più turbolenza e i bosoni di Higgs le si affollano attorno riducendo la velocità. Infine, il quark top viene quasi bloccato dai bosoni di Higgs e, rallentando, converte molta della sua energia in massa. Basandosi sull'ipotesi che i bosoni di Higgs compaiano e scompaiano, i fisici teorici si sono convinti che sia possibile, con un esperimento, creare e distruggere bosoni di Higgs. Bene, questo era un po' di tempo fa, ma diciamo il bosone di Higgs poi effettivamente non solo è stato trovato, ma confermato, riconfermato, anzi adesso riparte di nuovo il grande acceleratore LHC potenziato, per cui diventerà proprio una fabbrica di bosoni di Higgs. Ma torniamo, va bene, abbiamo visto che i neutrini, parliamo finalmente dei neutrini. I neutrini sono particelle elementari. Fra l'altro, uno dei motivi di interesse dei neutrini è che, insieme alla luce, sono tra le particelle più diffuse nell'universo. Il neutrino ha alcune caratteristiche, però diciamo, vi dico subito, perché tutta questa passione per il neutrino? Perché è una delle particelle elementari ancora oggi meno conosciute, più intriganti potremmo dire. Intanto non ha carica elettrica e diciamo ha come io ho scritto che ha una massa così piccola che ancora non siamo riusciti a pesarlo. E poi l'altra caratteristica è che interagisce pochissimo con la materia. Difatti, diciamo, può attraversare tonnellate e tonnellate di materia senza interagire, cioè senza produrre altre particelle, senza essere intercettato, fermato.
Quindi diciamo, è stato difatti chiamato proprio come il fantasma dell'universo. Da dove vengono questi neutrini? Bene, noi ogni giorno siamo attraversati da 60 miliardi circa di neutrini per centimetro quadrato al secondo. Naturalmente, diciamo, grazie al fatto che non interagiscono, a noi, diciamo, in tutta la nostra vita, pensate, 60 miliardi al secondo per centimetro quadrato, eppure in tutta la nostra vita, se si contano sulle dita di una mano forse, i neutrini che col nostro corpo producono qualcosa, quindi vi lascio bene immaginare. L'altra si producono nell'atmosfera, perché? Perché voi sapete che dalla nostra galassia, ma anche fuori dalla galassia, arrivano delle particelle che a contatto con l'atmosfera fanno sciami, miliardi e miliardi di particelle, tra questi ci sono anche dei neutrini. La Terra ha un contenuto di uranio, torio e potassio, isotomi radioattivi, che decadendo emettono neutrini. Poi le stelle, sapete, hanno una vita evolutiva, diciamo, bruciano materiale secondo il principio della fusione, sempre materiale sempre più pesante. A un certo punto, quando muoiono, quando finiscono il combustibile, diciamo, è una specie di centrale a fusione nucleare, una stella. Quando il materiale, il combustibile è esaurito, la stella collassa e poi esplode e, come io dico sempre in termini molto poetici, l'ultimo sospiro di una stella che muore è fatto soprattutto di neutrini. Viene messo in 10 secondi, 20 secondi, viene messo un numero enorme di neutrini. Poi ci sono processi in cui ci sono buchi neri, eccetera, insomma oggetti molto pesanti che funzionano quasi da acceleratori cosmici, e in questi acceleratori vengono prodotti molti neutrini. E poi anche i neutrini sono stati prodotti nel Big Bang, anzi nell'universo, diciamo, perché i neutrini sono così numerosi? Proprio perché sono il residuo, diciamo, di questa, che dopo un secondo dal Big Bang i neutrini sono stati liberi di muoversi nell'universo e sono in numero molto consistente, quasi come la luce. Bene. Adesso diciamo, i neutrini nel modello standard delle particelle elementari erano pensati come modello minimale, diciamo, del modello standard, erano pensati come le particelle di luce senza massa. Invece abbiamo scoperto una cosa molto strana di questi neutrini. Abbiamo detto che ne esistono di tre tipi. Bene. Diciamo, muovendosi nello spazio e nel tempo, i neutrini si trasformano tra un tipo e l'altro. Immaginatevi come dei camaleonti, ciclicamente. Oppure pensate al gelato, diciamo, di cui i tre gusti di gelato a cui io accennavo prima. Immaginate, per esempio, il Sole emette neutrini elettronici, uno dei tre tipi di neutrini. Bene, è stato scoperto che, immaginatelo come un gelato, che so, di pistacchio. Bene, alcuni di questi gelati di pistacchio, quando arrivavano sulla Terra, erano diventati gelati di fragola, cioè hanno questa capacità di trasformarsi tra l'uno e l'altro. Adesso, Questa proprietà di trasformazione nasce dal fatto, da un fenomeno che è un fenomeno quantistico. Vi ricordate che nel modello standard per ogni leptone, per l'elettrone c'era il neutrino elettronico, per il muone il neutrino muonico, eccetera. Però questi tre neutrini che noi conosciamo di sapore definito, come si dice, cioè di appunto, immaginatevi di tre colori diversi, diciamo, in realtà non possiamo dargli una massa ben definita. Perché? Perché sono una mescola di altri tre neutrini che hanno una massa ben definita. Cioè, è come se la stessa particella avesse una doppia vita, Mr. Come si chiamava? Hyde e Mr. Dr. Jekyll. Cioè, ognuno ha qui una tripla vita, nel senso che è una mescola di altri tre oggetti. Allora, che succede? Che se un elettrone elettronico è fatto di altri tre neutrini di massa diversa,
mentre viaggia dal Sole verso la Terra, se hanno masse diverse si muovono a velocità diversa, no? E quindi che cosa succede? Che si sfasano, cioè la composizione del gelato, diciamo, cambia, e quando arriva sulla Terra il neutrino elettronico si è trasformato, per esempio, in un neutrino muonico. Questo è il fenomeno delle oscillazioni dei neutrini, che giustamente è stato detto che la dimostrazione diretta dell'oscillazione dei neutrini è stata data proprio dall'esperimento Opera al Gran Sasso, con questo esperimento dei neutrini che partivano di un tipo, muonici, dal CERN di Ginevra, e dopo 700 chilometri abbiamo misurato che alcuni di questi si erano trasformati in neutrini di un altro sapore, i neutrini tau. Bene, appunto, è la manifestazione di un fenomeno quantistico, questo l'ho detto, e nel modello standard, come ho detto, non erano previsti. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo fortissimi dubbi che quel meccanismo di Higgs che vi ho spiegato, che dà la massa a tutte le particelle, non sia quello che dà la massa anche ai neutrini. Cioè, in teoria potremmo provare matematicamente a applicare lo stesso principio, la stessa interazione di Higgs, però quello che verrebbe fuori è che non si riesce a spiegare perché il neutrino sia così leggero, dovrebbe essere molto più pesante. Quindi, qual è tutto questo discorso? Per dire che cosa? Pensate che il neutrino è stato ipotizzato la sua esistenza è stata ipotizzata nel 1930, quindi sono 90 anni oramai. Poi il suo nome gli è stato dato da Fermi. Poi abbiamo scoperto che oscillano. Abbiamo imparato tante cose, però ancora oggi non sappiamo, sono più le cose che non sappiamo dei neutrini di quelle che sappiamo. Cioè è una particella che nasconde ancora molti misteri, per esempio come quello a cui accennavo all'inizio, se dobbiamo a lui questa piccola, imperfezione dell'universo che ha consentito la nostra esistenza. Quindi non conosciamo le loro masse, sappiamo tra 1 e 2 qual è il più pesante e il più leggero, ma il terzo non sappiamo se è il più pesante oppure no. Qual è l'origine delle loro masse? Perché se non viene dal meccanismo di Higgs, qual è il meccanismo che dà la massa ai neutrini? Poi c'è un'altra cosa ancora, il grande fisico Majorana, scomparso misteriosamente, aveva ipotizzato una natura proprio intrinseca diversa per i neutrini, cioè che i neutrini e gli antineutrini sostanzialmente fossero la stessa particella, si dice un neutrino di Majorana. E poi appunto è il neutrino il responsabile della scomparsa dell'antimateria. Quindi vedete che a 90 anni, ecco perché tutto questo interesse scientifico e di esperimenti verso il neutrino, perché ancora nasconde moltissimi misteri. Allora, conoscere l'ordine delle masse è una delle cose più importanti, perché intanto ci aiuta a capire anche qual è il meccanismo, perché sono state fatte tante teorie, va bene, però poi le teorie rimangono lì finché non c'è una prova che dice sì, è questa la teoria vera. Bene, conoscere l'ordine delle masse ci aiuta intanto a pulire il campo da teorie che potrebbero non avere nessun fondamento. E poi la natura di Majorana e l'ordine delle masse sono questioni legate l'una all'altra. Adesso non vi voglio annoiare, ma ci sono anche implicazioni nel campo della cosmologia. Cioè sembra un problema, dice, ma che in fondo è un problema per fissati questo, di sapere quale dei tre ha massa maggiore o massa minore. No, perché le implicazioni sono tante, hanno a che fare con molti problemi aperti
ancora della fisica moderna. Ecco quindi che ho rimesso, diciamo, il disegnino di prima, va bene, allora se è così importante, come facciamo a metterli in riga, a metterli sulla massa? Bene, la risposta è, diciamo, l'esperimento a cui appunto io sto lavorando, che si chiama Juno, è un gigante, il cui scopo principale è proprio quello di cercare di mettere in riga in ordine di massa i tre neutrini. Però, diciamo, essendo un esperimento multiscopo, in realtà poi può misurare anche neutrini di origine naturale, come neutrini solari, quelli che vengono dalla Terra, quelli atmosferici, o in caso di evento di supernova. Quindi, diciamo, c'ha uno scopo principale, ma poi ne ha altri secondari. Dove si trova? Vedete, questo è il sud della Cina, quello è il delta del fiume delle Perle. Diciamo, nelle vicinanze ci sono varie città cinesi, tutte da qualche milione di abitanti, diciamo che magari a noi i nomi non dicevano, almeno a me non dicevano nulla, poi andando lì ho scoperto che sono parecchi milioni e milioni di abitanti, fra l'altro è anche vicino a Hong Kong. Perché lì? Perché diciamo, noi abbiamo bisogno di una sorgente di neutrini, se dobbiamo misurarli, e tanti neutrini, perché i neutrini non interagiscono, quindi per provare a fermare, almeno qualcuno per fermarlo, intercettarlo, farmi dire qualcosa sulla sua natura, ne devo avere tanti che mi arrivano. Bene, una sorgente molto copiosa di neutrini, o meglio di antineutrini, sono le centrali nucleari, a fissione questa volta, non a fusione. E effettivamente la Cina è uno dei paesi che sta investendo di più nella costruzione di centrali nucleari. Quindi questo esperimento si trova proprio ad una distanza che è ottimale per misurare il fenomeno dell'oscillazione dei neutrini da due gruppi di centrali nucleari. È una collaborazione di 600 scienziati da 77 istituzioni, non so se vedete, ovviamente la maggior parte sono università cinesi, ma è presente l'Europa, l'Italia in maniera, l'INFN in varie sezioni, ma poi c'è la Francia, la Germania, la Russia, Taiwan, anche alcuni istituti americani. Vedete, e questo, diciamo, forse ci riallaccia un pochino all'attualità in un certo senso. E io credo, vedete, anche al CERN ci sono collaborazioni in cui collaborano persone che, diciamo, è stato sempre un vanto del CERN di far lavorare insieme nello stesso esperimento, allo stesso scopo, persone che vengono da paesi che magari sono o in guerra o comunque ostili fra di loro. È chiaro che pure a noi, diciamo, ci si è posto il problema, diciamo, noi abbiamo i nostri collaboratori russi, non abbiamo ucraini, però abbiamo i russi. Allora, che cosa fare in questi casi? Diciamo, è prevalsa la filosofia, che è un po' dettata dal nostro ente e che in parte sta seguendo anche il CERN, cioè le collaborazioni esistenti vengono mantenute, diciamo, non è che si espellono in questo momento i russi. Perché? Perché io credo che diciamo, mantenere dei luoghi di dialogo tra le nazioni in qualche maniera abbia un valore, diciamo, è qualcosa che va in qualche modo salvaguardato. Perché, diciamo, noi siamo lì per uno scopo che è puramente conoscitivo, perché capire meglio come sono fatti i neutrini, qual è la loro natura, non ha neanche applicazioni immediate nella società. Se voi mi dite a che serve studiare i neutrini, imparare cosa ci guadagna la società da questo, io vi dico adesso no, non lo so che cosa ci guadagna, ma magari tra 50 anni
sarà chiarissimo, diciamo, come è successo per tante altre cose, dalla scoperta dell'elettricità e del magnetismo in poi. Pure chi studiava i fenomeni elettrici e magnetici già nell'Ottocento o anche prima, non è che sapeva quale sarebbe stato l'utilizzazione, eppure oggi senza di questi noi non cioè. Questo anche per dire che la ricerca fondamentale, quella che non ha uno scopo immediato, in realtà poi è quella che fa fare i salti conoscitivi migliori. Dove questo è il laboratorio esterno, vedete, un posto non è male, diciamo, come posto, e questo è l'apparato sperimentale. Siccome appunto sono fenomeni rari questi dei neutrini, quindi ci dobbiamo proteggere dalla pioggia dei raggi cosmici, quindi è stato scavato sui fianchi della collina un enorme laboratorio apposta che ospita questa, vedete, sostanzialmente è fatto da un'enorme sfera. Sono 40 metri circa di diametro, riempita di una sostanza che si chiama scintillatore liquido, che, come dice la parola, che qual è lo scopo? Che quando passa una particella carica, che succede? Che questa in qualche modo modifica questa sostanza, questo scintillatore liquido, e vengono emesse dei piccolissimi lampi di luce, molto piccoli, tant'è vero che ci vogliono dei sensori di luce molto molto particolari che i fisici chiamano fotomoltiplicatori. È scritto in inglese, ma vedete, fotomoltiplicatori, è tutta una sfida, perché è un gigante, sono 20.000 tonnellate. Solo pensate alla difficoltà ingegneristica di costruire una struttura che regga 20.000 tonnellate in una sfera. Non solo, ma siccome io devo raccogliere questi lampi di luce piccolissimi, e questa sfera deve essere trasparente, difatti di che cosa è fatta? È fatta di acrilico, di tante tavolette, vedete il dettaglio di acrilico, che sono tenute da delle staffe molto particolari, che poi si scaricano il peso su questa struttura. Guardate, solo dal punto di vista ingegneristico è stato, perché poi il tutto è immerso in una piscina di acqua che serve per proteggersi da eventi di fondo, cioè eventi che ci danno fastidio perché vengono dalla radioattività naturale, dai materiali, dai raggi cosmici, eccetera. E così anche la lettura di questi fotomoltiplicatori, l'elettronica di lettura, è stata una grande sfida, perché molta di questa elettronica è immersa nell'acqua. Qual è il, com'è che si dice, ma se il scintillatore liquido rivela solo particelle cariche, come facciamo a vedere i neutrini? Perché i neutrini, alcuni neutrini, pochi rispetto a quelli che arrivano, però alcuni di questi vanno, hanno questa interazione con i protoni, per cui emettono un elettrone positivo e un neutrone. Il neutrone a sua volta produce poi particelle cariche. Vabbè, la faccio breve, ma insomma, il neutrino si trasforma, quelli pochi che vengono intercettati si trasformano in altre particelle. Vedete, quindi è come se una zona, per ogni neutrino che interagisce, una zona di questa enorme sfera di scintillatore liquido si illumina di questi piccoli lampi di luce che vengono raccolti da questi oggetti che sono fotomoltiplicatori. Sapete quanti sono? Vedete, fate la somma di quei tre numeri, sono più di 45.000 di questi. E quelli grandi hanno una, sono da 20 pollici, che sono una trentina e passa di centimetri, 30 e qualcosa. Quegli altri un po' più piccoli, 45.000. Quindi pensate di fare un'elettronica che legge 45.000 sensori di questo tipo, per di più che la prima parte deve stare sott'acqua. E anche questo è un dettaglio che ha qualche appiglio sulla realtà. Nel campo di questi oggetti, questi fotomoltiplicatori, nel campo della ricerca, praticamente il monopolio una fabbrica giapponese che si chiama Hamamatsu.
Naturalmente i cinesi e i giapponesi non è che siano proprio, diciamo, amici per la pelle, come si suol dire. E quindi, siccome questo esperimento è pagato al 95% dall'Accademia Nazionale delle Scienze, avete visto, siamo 600, di cui il 60% sono cinesi, ma il 40% no. Però il costo di questo apparato è praticamente quasi tutto pagato dai cinesi. Questa la dice lunga sugli investimenti che la Cina fa sulla ricerca. Però, diciamo, non volevano dare tutti questi soldi, il costo equivalente di 45.000 fotomoltiplicatori ai giapponesi. Quindi per tempo si sono messi, hanno fatto un lavoro di ricerca e sviluppo con le industrie nazionali che ha avuto successo, e adesso i fotomoltiplicatori che noi usiamo in questo esperimento sono la maggior parte, solo 5.000 sono della ditta giapponese, sono cinesi. Adesso questi loro li venderanno poi in tutto il mondo. Quindi questo è anche un esempio, se volete, di come le ricerche molto particolari, diciamo le richieste molto particolari che il mondo della ricerca sottopone anche all'industria, poi alla fine producono anche innovazione e nuova. Ecco, vedete come si accede? Si accede, diciamo, o attraverso un ascensore o attraverso questo trenino, e vedete sulla destra questo enorme buco in cui già, questo è di qualche mese fa, si cominciava a montare la struttura portante dell'esperimento. Come dicevo, questo è un esperimento che non ha solo diciamo come scopo quello di mettere, di misurare le masse, di precisamente mettere in ordine le tre masse, ma può vedere molti altri neutrini di origine naturale. E finisco diciamo mostrandovi un brevissimo filmato che ci è stato mandato dai cinesi per l'anno nuovo cinese, che vi fa vedere un pochino i luoghi e diciamo le... sala sperimentale. Day your mystery.
Ringraziamo la professoressa per averci aperto una finestra sul grande mistero di questa piccolissima particella. E abbiamo anche concluso con una nota di fisica e taoismo, se vogliamo. E c'è un po' di tempo per qualche domanda, ce ne sarebbero tantissime immagino, però ecco, se volete, allora proviamo senza microfono. Ok, questo si può muovere, grazie. Grazie, ma le propongo una scenetta. Un tennista da solo ha una racchetta molto levigata e anziché una pallina da tennis normale ha un cubetto molto leggero. Le sei facce sono a due colorate e hanno una pellicola grip. Il muro che ha di fronte non ha la rete. Il muro che ha di fronte è un muro pieno di una pellicola di grip, non colorata. Il muro è il ricevente, la pallina e il tennista sono gli emettitori, o meglio, il cubetto, non più la pallina. Il cubetto è un neutrino, però il tennista con questa padella, diciamo così, adesso va di moda questo sport, con questa padella, quando lancia il cubetto non sa come combinerà, se su uno spigolo, su una faccia gialla o su una faccia eccetera eccetera. Il muro, quando questo cubetto arriverà, no, lo riceve in una certa posizione, quindi il tragitto noi non lo sappiamo. Noi ora, metrologicamente, perché queste sono misure, sappiamo che ha una massa molto ma molto piccola. Dico questo perché io ho due libri sui neutrini. Esame, no, obiettivo della situazione. Il tennista è un buco nero, per esempio, no? Il cubetto è un neutrino di un colore che non sappiamo, no? E sta viaggiando. Quindi spazio-tempo sono il percorso, che sono i due fattori che influiscono su quella colorazione quando noi rileviamo sul muro col grip, da ricercatori, no? Non so se questa scenetta suggerisce qualcosa riguardo a come uno, no, sta lavorando. Grazie. Sì, diciamo che
fenomeno appunto quantistico che riguarda proprio la struttura del neutrino. Cioè, un po' tutti conosciamo il principio di indeterminazione di Heisenberg, che vuol dire che sostanzialmente se io conosco la posizione di una particella non ne conosco l'impulso, cioè o meglio lo conosco ma con una ben precisa indeterminazione. Ecco, per i neutrini è la stessa cosa, diciamo quando io li misuro, cioè che vuol dire che li faccio interagire con la forza debole, perché i neutrini sono sottoposti solo alla forza, sentono solo la forza debole, lì si materializza il loro sapore. Bene? Quando viaggiano invece sono solo massa, diciamo, sono combinazioni di massa. Quindi io o conosco la loro massa o conosco il loro sapore, ma tutte e due insieme è così come diciamo, il principio di indeterminazione di Heisenberg. Fisica quantistica ci dice questo. Cioè è un po'... È una cosa che, su cui ancora la fisica quantistica, diciamo, si dibatte, si ricerca, eccetera. Cioè nel momento della la misura modifica lo stato, in un certo senso. Quando io lo misuro il neutrino assume un determinato sapore, o elettronico, o muonico, o tau. Quando non lo guardo, quando non lo osservo, si comporta come un neutrino con una certa massa. Bene, questo un pochino è, quindi diciamo questo, se vuole posso anche, diciamo in altre occasioni potrei prenderlo ad esempio, come devo dire, illustrativo di questa strana natura del neutrino che effettivamente ancora oggi ci intriga così tanto. Ah beh, allora lei è troppo preparato. Questa è un'altra conferenza però, che anche su questa qualche volta ho parlato. Sì, no, il signore dice il modello standard, ve lo dico in una parola, il modello standard, sappiamo tantissime cose su queste particelle elementari, peccato che questo rappresenta solo circa il 5% dell'universo. Tutto il resto sì, c'è ignoto. Quindi adesso questo che può apparire una cosa frustrante per noi, in realtà è tutta occasione di lavoro per voi giovani se volete fare ricercatori. Altre domande? Grazie. Sì, i tre muoni, non so se ho capito bene, l'elettronico, i tre neutrini, mi scusi, l'elettronico, il muonico e il tau, sono a loro volta formati da altri neutrini? Sì. E poi ne avrei altre, però sì. Volevo essere, scusi. Sono un doppio aspetto, cioè ogni neutrino di un determinato sapore, per esempio il neutrino elettronico, è una mescola di tre neutrini di massa definita. Ma del tutto diversi dall'elettronico, dal... no? Sono due modi, come devo dire, due facce della stessa cosa in un certo senso. Però io o conosco il sapore o conosco la massa del neutrino, va bene? Ah. Come in questo, le due facce. Come il dottor Jekyll e Mr. Hyde, no? Cioè o li vedo come un sapore definito, allora però li devo misurare, li devo, diciamo, acchiappare e farli interagire con qualcuno con la forza debole. Allora mi dicono se sono neutrini elettronici, va bene? Oppure viaggiano nello spazio e sono, si comportano come neutrini viaggiano. Pensi alla palletta, non è giusto perché non sono pallette. Pallette di determinata massa, mentre il neutrino elettronico è una somma pesata, diciamo, in un certo senso, dei tre neutrini di massa definita. Ci rifletto. Ma allora, perché, io se ho ben capito, cambiano identità a volte, no? Si trasformano. Perché qualcuno resta indietro? Sì, in un certo senso sì. Ma allora perché uscì? Diversa, e la velocità, se avessero massa zero si muoverebbero alla velocità della luce. Visto che hanno masse diverse, diciamo, no, quindi ognuno delle tre componenti si muove con una velocità diversa. Man mano che passa il tempo,
Quindi alla fine poi, come devo dire, la composizione cambia, la mescola cambia e quindi io ho una certa distanza che è definita da determinate leggi sulle oscillazioni, mi ritrovo quando lo vado a misurare che quei neutrini che erano partiti tutti elettronici, va bene, hanno una delle fasi, si sono sfasati, come devo dire, si mescolano in modo diverso. Ma poi si ritrovano perché oscillano. Ma cioè, la composizione non lo so, perché ho capito che oscillano, quindi avevo capito che diventavano in un modo e poi tornavano come erano all'origine. E poi se prosegue ancora potrebbero, se non interagiscono ovviamente, è un fenomeno ciclico. Quindi chi rimane indietro può recuperare, perché se si trasformano, perché ne perdono uno, poi come fanno a tornare a essere quello che erano? Se hanno perso... Quelli che si muovono sono i tre neutrini di massa definita, questo è. Solo che si mescolano con percentuali diverse, capito? Ok. A seconda delle percentuali dell'uno, dell'altro o dell'altro, possono fare o il neutrino elettronico, o il neutrino monico, o il neutrino tau. A seconda della posizione in cui vado a misurare, a beccare, posso trovare una composizione diversa. A seconda della percentuale come coesistono, si rispettano un modo o un altro. A seconda della percentuale... Sì. Diciamo della percentuale, è una percentuale pesata, però diciamo, una probabilità, sì, non è una percentuale, in realtà è più pesato dire una probabilità. È l'immagine del cubo di Rubik. Io ne avrei un altro paio se posso, grazie sì, tanto. Sì, Giuno ha dei punti ciechi? Sì. Punti ciechi, dei luoghi dove si arriva il fotone, si arriva la... Guardi, nonostante come ha visto questi fototubi sono molto finti, diciamo, chiaro, però diciamo dalle simulazioni che ne abbiamo, la copertura è il 75%. Non sono proprio punti ciechi, completamente ciechi, però in cui l'efficienza, diciamo, di rivelazione è più bassa, insomma, ecco sì. Diciamo che tutta la superficie è coperta da questi fototubi, però pure loro hanno ogni fototubo ha piccole zone morte, diciamo, no? Quindi alla fine non è che io vedo tutto, vedo al quasi 76, 75, 76. Quindi uno su quattro potrebbe sfuggire. Sì. Però infatti non... L'importante è raccogliere. C'è efficienza 100%. Vabbè. E l'ultimo come si misura la massa? Io non l'ho... Ecco, questo io non l'ho spiegato perché è un fenomeno... Diciamo che noi misuriamo le oscillazioni, va bene? Cioè misuriamo quanti antineutrini arrivano nell'esperimento, va bene? Sappiamo quanti ne partono, anche perché abbiamo un rivelatore vicino che ci misura la quantità. Noi ne misuriamo quanti ne arrivano, questo è il fenomeno dell'oscillazione appunto che noi misuriamo gli antineutrini elettronici, quelli che della centrale sono antineutrini elettronici, quindi noi ne misuriamo di meno. Questo misurare l'oscillazione in una maniera complicata perché l'interferenza in realtà di due oscillazioni, ma insomma adesso insomma sono dettagli molto tecnici. Lo spettro, quanti neutrini arrivano e soprattutto lo spettro energetico, che energia hanno i neutrini che misuriamo, questo è diciamo una conseguenza della massa del neutrino. Ecco, mettiamola così. Grazie. Prego. Buonasera, io volevo chiedere quanti centri di ricerca nel mondo ci sono che hanno la possibilità di rilevare i neutrini? Beh, intanto come si colloca questo italiano, insomma. Guardi, uno dei posti più importanti al mondo in questo studio dei neutrini è proprio il laboratorio del Gran Sasso, quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo. Naturalmente il laboratorio del Gran Sasso non poteva ospitare questo esperimento per due motivi fondamentali. Uno è che per quanto le sale del Gran Sasso siano molto ampie,
diciamo, ma una sfera da 40 metri di diametro non ci sarebbe stata, ma non è neanche il motivo principale. Il motivo principale è che per fare questo tipo di misura di quella che noi chiamiamo la gerarchia di massa, cioè mettere in ordine le tre masse dei neutrini, servono degli dei neutrini di una determinata energia, diciamo, che sono quelli delle centrali nucleari, e purtroppo noi diciamo, nel raggio di circa 50 km, che è quello che serve per massimizzare l'effetto dell'oscillazione, in Italia non abbiamo centrali nucleari. Terzo e ultimo motivo è che è economico, nel senso che è un esperimento da 300 milioni di dollari questo qui, e quindi siccome il 95% lo paga l'Accademia Cinese delle Scienze, lei capisce che insomma... Vi assicuro che non è così banale come anche perché sono fatti con una tecnica leggermente diversa, non è esattamente precedente riguardo. I cinesi la famosa dovevano fare un treno a ipervelocità, una cosa del viaggio a 1000 km, una cosa importante. I primi 3 km hanno fatti i francesi, dopo 3 km. Sì, però io vorrei sfatare questo mito che i cinesi copiano. Evolvendo pure, loro, guardi, io non ho mai, diciamo, guardi, la Cina dall'89, 90, da 30 anni a questa parte, da 25, 20 anni a questa parte, ha investito in università, centri di ricerca, eccetera, delle cifre rispetto al PIL che noi ci sogniamo, noi fatichiamo, noi siamo, c'è tutta, io faccio parte di quel gruppo, Amaldi, Maiani, eccetera, che ha mandato lettere per passare dallo 0,5 allo 0,7% in ricerca in Italia sul PIL. Sì. Quelli viaggiano con, in qualche anno sono arrivati a cifre a due digit. Quindi, guardi, le assicuro che in questo esperimento, no, qui lo dico e qui lo nego, io ho visto i cinesi umiliare i tedeschi sull'elettronica. Quindi, cioè, i cinesi non sono diventati una potenza mondiale dal punto di vista economico e politico per caso. Perché? Perché hanno fatto la politica giusta di investimento in ricerca e sviluppo. Però i tempi che ci arrivano spesso hanno fatto questo. Ah certo, beh, è chiaro che chiunque comincia non vuole scoprire l'acqua calda, usa quello che già si sa. Certo, è peggio. Sì, assolutamente.